Ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash delle ore 18. Andiamo con le ultime notizie. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, sta per firmare due nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 24 gennaio. Passa in area arancione la regione Sardegna, la regione Lombardia. In seguito alla relazione tecnica dell'Istituto Superiore di Sanità, passa da area rossa ad area arancione. La sfida contro il virus è ancora dura, ma questa settimana in Italia abbiamo nuovamente l'RT sotto l'1. È un risultato incoraggiante che ci dice che le misure prese durante le vacanze di Natale hanno funzionato. Dobbiamo continuare sulla strada della prudenza per resistere nelle prossime settimane e intensificare ancora la campagna di vaccinazione. Così su Facebook il ministro della Salute si è espresso. Il ministro degli esteri invece Luigi Di Maio, in una lettera al Sole 24 Ore, racconta e spiega la situazione politica in Italia. L'Italia riparte solo con un progetto chiaro, attorno al quale possono convergere tutti i portatori di interesse. Siamo immersi in uno dei più intensi cambi di paradigma della storia rispetto al quale il Covid-19 ha fatto solo da detonatore. Dobbiamo ricostruire il paese dalle fondamenta, ancorandolo fortemente alla ripresa di un progetto europeo, valorizzando il suo ruolo nel mondo in una posizione convintamente transatlantica. E ribadendo la sua vocazione ad essere alfiere di quella multilateralità che ispira tutto il nostro esercizio del G20. Oggi i risultati arrivano proprio mentre c'è chi alimenta inutile propaganda politica che danneggia solo gli italiani. Lo ha affermato quindi il ministro degli esteri, sottolineando che i dati ISTAT certificano che l'export continua a crescere. Ci sono due categorie di persone in politica, continua Di Maio, quelle che approfittano delle situazioni, insomma chi trama e improvvisa i giochini di palazzo per i propri interessi personali. E poi c'è chi la politica la fa, chi si tira sulle maniche, chi lavora in modo silenzioso, senza proclami, con i fatti concreti. Il garante per la protezione dei dati personali ha disposto nei confronti di TikTok il blocco immediato e l'uso dei dati degli utenti per i quali non si sia accertata con sicurezza l'età anagrafica. Lo annuncia una nota delle autorità che ha deciso di intervenire in via d'urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo. Abbiamo ricevuto e stiamo analizzando l'informativa del garante. La privacy e la sicurezza sono un'assoluta priorità per TikTok e lavoriamo costantemente per rafforzare i nostri processi e le nostre tecnologie per proteggere tutta la nostra community e i nostri utenti più giovani in particolare. Così in una nota un portavoce di TikTok in merito alla decisione dell'autorità per la protezione dei dati personali che ieri, dopo il caso della bambina di 10 anni morta a Palermo, ha disposto il blocco per tutti gli account del social per i quali non è stata accertata l'età anagrafica. Intanto la procura di Palermo ha disposto l'autopsia sul corpo della bambina morta soffocata da una cintura stretta al collo, probabilmente mentre partecipava ad un'assurda sfida molto in voga su questo social TikTok. L'esame della piccola portata ai familiari in ospedale in una corsa vana perché le sue condizioni erano gravissime, si svolgerà domani all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. L'accertamento sarà eseguito domani per consentire l'espianto degli organi che i genitori hanno deciso di donare. Per fare luce su quanto successo nell'abitazione della bambina, trovata in bagno dal padre con la cintura dell'accappatoio al collo attaccata a un termosifone, sarà importante l'analisi del suo cellulare. La bambina aveva diversi profili su Facebook e TikTok nel telefonino. Potrebbe essere stato registrato il video degli ultimi momenti della sua vita, che sarebbe poi dovuta finire sui social cinesi come prova della partecipazione alla sfida. L'assurda gara che si chiama Blackout Challenge impazza tra i ragazzi che si sfidano a chi resiste di più stringendosi attorno alla gola una cintura. La polizia dovrà stabilire se qualcuno ha contattato la bambina per coinvolgerla nel folle gioco. Intanto si indaga a carico di ignoti per istigazione al suicidio. Oltre alla procura sul caso stanno facendo accertamenti anche le procure dei minori. Oggi uno striscione è stato appeso al balcone dell'istituto comprensivo statale Perez Calcutta a Palermo, frequentato dalla bambina. Ciao, per anni ti abbiamo tenuto per mano, ora ti terremo nel cuore. Sul caos vaccini non ci sta la Campania, nessuno mi dica che stiamo rispettando criteri oggettivi. Abbiamo assistito al mercato nero dei vaccini, lo abbiamo denunciato e chiesto un riequilibrio che ancora non è avvenuto, e dichiara il nostro governatore Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. Entro il 2021 vaccineremo tutta la popolazione campana. A tal proposito ha detto la sua anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Ieri abbiamo fatto un incontro molto proficuo con alcuni sindaci delle città metropolitane, siamo stati a lungo con lui, devo dire in maniera puntuale ci ha descritto il piano.
il piano che riguarda il paese, le città, il ruolo dei sindaci. È un piano che è molto condizionato dalla capacità dei produttori, non solo Pfizer, ma anche gli altri che devono arrivare, di rispettare gli impegni che sono presi. Quindi la progettualità di massima è quella di arrivare in autunno con la vaccinazione di massa, seppur non obbligatoria. Ma questo è condizionato alle produzioni. Diciamo, c'è ancora un moderato, se meno diciamo convinto, ecco, mettiamolo in questo modo, da parte loro di ottimismo rispetto a prima, però ritengo che si possa anche recuperare questo tempo che parzialmente si è perso in questi giorni. Io non dispero che l'inizio della primavera possa essere il momento in cui si inizia a intravedere quella luce, per poi arrivarla a percepirla sempre più luminosa. Come di consueto, l'ASL di Caserta ha diramato il bollettino di aggiornamento pandemico. Della giornata di oggi si segnalano 153 nuove persone positive, 162 guarite e 8 deceduti. I test processati sono stati 2.295 per un tasso di incidenza del 6,6%, in leggera risalita rispetto alla giornata di ieri. La città che fa registrare attualmente il maggior numero di persone positive resta Maddaloni con 283 unità, seguita da Mondragone con 190 e Caserta con 171. Adesso passiamo al calcio, perché dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Juventus è nuovamente tempo di campionato per il Napoli, impegnato a Verona domani alle ore 15. La migliore notizia per il tecnico Gennaro Gattuso è il tampone negativo di Victor Osimhen, come comunicato al club partenopeo con una nota ufficiale sui propri canali social. L'ex Lille potrebbe anche essere convocato per la trasferta scaligera. Per le formazioni, Davidovic, Guntar e Magnani saranno il terzetto davanti al portiere Silvestri, in mediana Tameze con Ilic, mentre Faraoni a destra, a sinistra ballottaggio tra Lazovic e Di Marco. Barak e Zaccagni saranno invece i due trequartisti che agiranno alle spalle dell'unica punta scelta da Juric, cioè Kalinic. Nel Napoli ancora assente Fabian Ruiz, alle prese con il Covid-19, tra i pali tornerà Meret, poi Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Isai, favorito su Mario Rui. A centrocampo conferma ancora per Demme e Bakayoko, mentre in attacco Petagna sarà il punto di riferimento con Lozano, Zielinski ed Insigne alle sue spalle. Chiudiamo sempre con il calcio, sempre con la Serie A, perché ieri si è giocato il primo anticipo della 19ª giornata del nostro campionato, dove il Benevento ha pareggiato in casa al Vigorito col Torino 2-2. Ad aprire le danze ci ha pensato Viola dal dischetto dopo un contatto tra Sirigu e la Padula. Ad inizio ripresa è stato proprio la Padula a siglare il 2-0 per le streghe, ma dopo un minuto Zazza ha riaperto la gara. Nel recupero i Granata hanno anche trovato il pareggio con lo stesso Zazza, un punto che muove la classifica per i Sanniti, che salgono così a quota 22 e chiudono il proprio girone d'andata. C'è grande rammarico, però voglio anche pensare che se al 93esimo stai vincendo in emergenza totale contro una squadra che ha Belotti e Zazza in attacco, vuol dire che sei sulla giusta strada. Sono giocatori forti, straordinari, uno è l'attaccante della nazionale, l'altro ci tornerà sicuramente. Abbiamo sofferto, ma non possiamo prendere un gol così al minuto 94. Con tre punti saremmo stati molto vicini a un traguardo incredibile, ma ormai è fatta e abbiamo un po' di amaro in bocca per questo. Parla così Filippo Inzaghi al termine del match contro il Torino. Non mi piace fare tanti passaggi nella mia metà campo, anche con un altro sistema di gioco, con pochi attaccanti. Non volevamo abbassarci troppo. Questo Torino, al di là della classifica che ha, ha un organico da Europa League, per cui anche solo aver lottato la pari ed essere arrivati al minuto 93 in vantaggio contro una squadra così importante è un buon risultato. Peccato per come è finita. Il tecnico del Benevento poi chiude così: voglio fare i complimenti alla Padula perché ha fatto una grande partita, non voglio parlare di altri che potrebbero arrivare. Anche Viola è tornato dopo 10 mesi e ha fatto bene. Siamo stati vicini a fare un'impresa, ma non ce l'abbiamo fatta. Questo è il calcio, dobbiamo accettarlo. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto. Appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.